Ho scelto di chiamare il mio nuovo disco Pianeta di Miller perché, a parte che sono un mega fan di Interstellar, è uno dei miei film preferiti, ma perché sono molto legato al concetto del tempo che viene raccontato e spiegato in questo film. Ho scelto questo titolo perché spesso io mi sento come Cooper, come il protagonista, cioè mi sento che è come se viaggiassi a una velocità diversa rispetto al mondo che mi circonda. Questa cosa del fatto che io spesso sono proiettato veramente sempre nel futuro o nel passato. Questa cosa non mi fa godere ogni traguardo, dedicare il tempo giusto alle cose che amo nella mia vita privata. Quindi, in un mondo così veloce al giorno d'oggi, soprattutto per me è fondamentale imparare a gestire il proprio tempo per dedicarlo alle cose che contano davvero. Questo mio secondo Sanremo è stato ovviamente un sogno perché ogni anno Sanremo mi regala tantissime cose, tra cui l'amore delle persone. Quindi credo che sia stata capita, molto capita, specialmente l'ultima sera quando ho fatto il gesto di appoggiare i fiori sulla seconda altalena. E sono veramente contento che la gente mi stia scrivendo ancora oggi, ogni minuto, per raccontarmi le proprie storie, perché era proprio questo. Io sono tornato a Sanremo soltanto per omaggiare tutte le persone che si sono confidate con me e non per altro, quindi sono veramente, ma veramente felice. Ma il rimanere bambini sul tempo, secondo me, è la chiave, cioè quando sei piccolo non ti preoccupi di quanto tempo ti rimane o di come gestisci il tuo tempo, perché semplicemente lo vivi ogni secondo come fosse l'ultimo. Cioè io parlo, ma per me, da quello che mi ricordo, ho sempre dedicato il tempo giusto alle cose che amavo. Crescendo è un'abitudine che sfortunatamente e purtroppo perdi, ma perché siamo schiavi di un sistema, viviamo in un algoritmo che ci quasi obbliga a pensare a tutto quanto tranne che a noi stessi, quindi dobbiamo imparare a gestire il nostro tempo. Il fatto che Sanjo ha deciso di fermarsi per me è un atto di coraggio enorme, perché ci vuole coraggio anche a fermarsi, ammettere a tutti quanti pubblicamente che non stai bene e ti serve aiuto. Quindi, ovviamente lui lo sa, ci sentiamo spesso, avrà sempre il mio completo appoggio, lui potrebbe chiamarmi ora che partirei a piedi e mi farei 500 km. Quindi per me cioè, ha fatto la scelta giusta perché deve iniziare a pensare a se stesso, al suo benessere mentale e fisico prima del lavoro. Secondo me sono anni che sto lottando e mi sto impegnando veramente tanto, quindi io ringrazio sempre il mio pubblico per supportarmi, per permettermi di fare questo, ovvero quello che amo, fare musica ogni giorno. Questo è un privilegio che ho e sono consapevole di avere. Però tutto questo è anche frutto del duro lavoro, del mio impegno e quindi sono fiero di me. Dopo tanto tempo sono veramente fiero di me. È un disco suonato al 100%, ho scelto di farlo perché sono sempre stato convinto, essendo io il produttore di me stesso, che uno strumento vero abbia un'anima, un musicista, dona ad ogni canzone un peso specifico che è veramente gigante. Quindi ho scelto di farlo suonare a tantissime persone, tra cui me stesso. E ovviamente tutto questo l'ho fatto anche perché sono proiettato nella dimensione live, voglio ampliare la mia band, voglio portare cose sempre più suonate. E come in Figli della Notte, cioè io Figli della Notte è una canzone che ho voluto scrivere per il mio pubblico, perché voglio che ogni live non sia una serata karaoke, ma un evento che lasci a ogni persona qualcosa quando torna a casa, quindi voglio che sia un'esperienza. E Figli della Notte è rimasta come l'ho cantata al forum, è stato il primo spoiler di tutto il disco e tra l'altro è uno dei miei pezzi preferiti.